Benvenuti al TG Arte, che oggi è dedicato a Otello Brocca, uno dei più interessanti talenti artistici di questo secolo. Nato il 24 luglio 1934, è morto il 26 gennaio del 1992 a Bologna. Brocca va considerato, a mio avviso, sicuramente come uno dei più interessanti talenti espressi dall'arte italiana di questo secolo. Innanzitutto per la sua fantastica vivacità creatrice e interpretativa, e inoltre per la geniale inventiva che l'ha portato ad essere artefice della cosiddetta creazione del metalinguaggio della pittura, di cui hanno scritto i più importanti critici d'arte. Per esempio, Enrico Crispolti scriveva sul Nuovo Laboratorio, rivista d'arte di cui lo stesso Brocca era direttore, ebbene, scriveva Crispolti proprio nel numero del marzo del 1983, l'immagine, insomma, Brocca la sottopone quasi a dei filtri lirici, direi di diverso spessore, sia percettivo, sia allusivo, sia di intrusione formale e strutturale. Intanto vediamo un'opera dello stesso Brocca. E l'immagine, diceva sempre Crispolti, risulta così distanziata perché sottoposta ad una sorta di scomposizione che ne permette un esame al dettaglio. La scomposizione è infatti esattamente in piani di dettaglio, cioè per schermi, ciascuno dei quali si incarica di riferire un aspetto di dettaglio dell'immagine stessa, un suo livello di distanza percettiva. Per quanto mi riguarda, ho scoperto tardi, pittoricamente parlando, Brocca, tuttavia nell'arte il tempo è molto relativo, è un fattore che anzi non ha o non dovrebbe avere senso. La vera autentica opera d'arte è immortale, vive al di là dell'esistenza dell'artefice, del suo autore, rimane protagonista eterna, come suol dirsi, a futura memoria. L'opera d'arte, una volta realizzata, viaggia nel tempo e nel mondo per sfidare il rischio del futuro. Basti pensare alla Gioconda, un sorriso emblematico, quello di Mona Lisa, proprio in questo senso. Un sorriso artistico senza tempo, quello leonardiano. Ebbene, tornando alle performance nel metalinguaggio o linguaggio metafisico della pittura di Otello Brocca, secondo me Brocca supera il mero piano della rappresentazione descrittiva per raggiungere un linguaggio cifrato del codice visivo che indubbiamente, a mio avviso, affonda le radici interpretative nella matrice cubista, secondo la quale la visione è apparenza che non riesce a rendere e a spiegare interamente la complessità dell'oggetto preso a modello. In definitiva, un oggetto non va dipinto come lo si vede, bensì al contrario come lo si pensa. Ed ecco allora la delimitazione di stati della memoria, residui di informazioni ottiche e sovrapposizioni di superfici e spazi combinati. Ecco che il segno, il disegno, viene per così dire disarticolato dal contesto linguistico e l'immagine perde l'immediatezza per diventare autonoma e non rispecchiante la realtà naturale. Ecco allora prendere forma, come possiamo vedere con il contributo della regia, in quest'opera intitolata Omaggio a Louis Althusser, un olio su tela realizzato da Brocca nel 1981, misura 100x100 centimetri, un metro quadrato. Ecco allora, vi dicevo, apparire una realtà subconscia che attende definizione, è in attesa di essere appresa, compresa e interiorizzata dal fruitore più sensibile e che sappia leggere sulla stessa lunghezza d'onda pittorica di questo talento bolognese, purtroppo scomparso a soli 57 anni, quando la sua stagione artistica era ancora foriera di nuove creazioni. Ora la regia può mandare in onda il mio esclusivo reportage per il TG Arte con l'intervista alla mamma di Otello Brocca, la signora Leopoldina De Frenza, e potremo anche vedere alcune altre opere dello stesso Otello Brocca. Signora Leopoldina,
Mi dica. Ci racconti qualcosa di suo figlio, il povero Otello? Cosa vuoi che racconta? Quello che ho detto, che lui da piccolo impeto aveva 12 anni quando ha vinto quel primo premio là. In mezzo a tutti i grandi, erano tutti pittori grandi, lui era un bambino, che poi quando ha vinto, che ci hanno dato 50.000 lire all'ora, hanno fatto una lite quando ha visto che era un bambino, che si sono ribellati tutti gli altri pittori, e avevano ragione, perché dico, un bambino sì, noi no, e poi c'era, l'hanno premiato Borgonzoni anche, pezzi grossi. E in generale cosa ci può dire il suo figlio? In generale, per me, per la mamma è sempre un figlio bravo e buono. Era sempre in bolletto, questo lo tiro sempre. Che quando aveva una lira la dava agli altri. Questo era generoso. Questo è vero, bisogna dirlo. Lui stava senza lui per aiutare la gente. E poi alla fine cosa ha avuto? L'hanno fregato tutti. Ha qualche ricordo? Non ti ricordo. Ha messo un momento, non mi vengono. Anche quando era piccolino, per esempio. Che? Quando era piccolino che faceva i disegni in ginocchio per terra. E quanti anni aveva? E avrà avuto 5 anni. Che lui si metteva, eravamo sfollati, no? Dove? A Castinasio, in tempo di guerra. E lui si metteva in ginocchio, prendeva un pezzo di carta con una carbonella e disegnava. E questi qui poi alla fine li vendeva tutti, un pezzo di carta, c'erano quelli che piacevano e le vendeva. Quindi era dava poi delle lire, non è che c'erano le mille lire, però. Era un fan prodigio, E lui, ma senti, lui è stato un prodigio proprio da piccolo. Lui ha dato dimostrazioni da piccolo che tutti si meravigliavano. A vedere un bambino che faceva queste cose qua. E lui fino alla fine, anzi noi dopo, quando era grande, a 7 anni, l'abbiamo messo a lavorare in un'officina dopo la guerra. Lui si è licenziato perché io voglio fare il pittore. Il suo era l'inclinazione di fare il pittore. Ecco cos'era lui. Che le prolunghe le ho, si mangia. Che non lo so, purtroppo. Sardegna, non lo so. Che erano delle rocce che andavano a Sardegna tutti gli anni. E facevo le rocce, poi nel fare le rocce allora ci mise, ci fece la donna. Allora Veneto, ecco. È stato fatto nel Veneto? E lui, no, lui l'ha fatto così, che ha visto una fotografia, l'ha fatto. Avevo 11 anni quando ha vinto il primo premio. Questo è un dipinto realizzato da Otello quando Otello, era undicenne, sì. Era 11 anni. 11 anni avevo. E lì fece la mostra qui alla Montagnona. E vinse un premio? E sotto Mocer, che c'era una mostra tra grandi e piccoli. Allora lo portò mio marito. Loro credendo che era mio marito, il pittore lo mise la cima a quei grandi. Quando fu la premiazione chiamarono Brocco Otello e si presentò sto bimbo. E dice, ma come, è venuto un grande, qui è un altro Brocco, Brocco Armando, perché lui ha detto il suo nome. E quando l'hanno premiato, si sono ribellati tutti gli altri, perché hanno messo un quadro di un bambino in mezzo ai grandi. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable. In every way. Allora, questa è la rossa, la Bologna. Bologna la rossa. Bologna la rossa.
chi lo capisce è bravo. Dunque lì c'è, questa qui è la prossima, ci sono le due torri, poi c'è Balanzone, dov'è Balanzone? È qui Balanzone, poi ci sono il dottor Tortellino, c'è San Petronio, la chiesa, no, questa è Bologna quando è antica, che aveva le porte, era sì, tutto chiuso. Sì, certo. E quelle vedi che ci sono le due torri. La città sopra. Murata. Ecco, là sopra c'è San Petronio, poi c'è le scuole, qui c'è il canale Reno, che sono tutti gli operai, perché Bologna sono brava a lavorare, ma per litigare no, li prendono da tutti. Questo qui è un capolavoro, eh? Ah, questo è un capolavoro, è bello. Allora, lo vedi Balanzone? Sì. Queste qui sono tutte statue, qui ci sono le scuole, a Jacopo Mussolini, beh. Oh. Dov'è? Qui. Qui. Qui poi c'è la penne, poi c'è il libro, c'è la testa da morte, che ci sono tutte le scuole, tutta quella roba. E c'è scritto libertà, c'è tutto qui. Lì sopra c'è poco cosa, San Petronio. Rivela i segreti, tutti i segreti ogni minuto, eh? Eh sì. Più lo fissi e più vede della roba. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you stay. E prima di concludere vorrei segnalarvi una poesia, una bella poesia di Igor Ignesky, che piaceva molto a Otello Brocca. Ve la leggo. Attendere l'arco si ruppe la forza, immobile, fisso, senza recriminare, combattente perduto volse lo sguardo. Nuvole fini di tenue fattezza chiamavano sogni ed erano chimere. E il vento distolse ogni altra speranza. Intatto rimase lo sguardo severo. Soltanto scomparve il canto d'un tempo. Ecco, vi ho letto questa poesia di Igor Ignesky e proprio con questa poesia concludo il TG Arte, che oggi ho voluto dedicare appositamente a uno dei migliori talenti espressi dall'arte italiana in questo secolo, Otello Brocca. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci al prossimo TG Arte.